terza prova, campionato campano motocross FMI, categoria esordienti. Siamo al circuito crossodromo città di Acerra, provincia di Napoli, all'ingresso proprio del capoluogo campano. Abbiamo avuto una bella giornata di sport qui ad Acerra, soprattutto nella classe esordienti, dove si sono presentati 41 piloti che il Motoclub Cerbone e il Motoclub Ultracross hanno giustamente suddiviso in due gruppi e sulla base dei quali si sono stilate le griglie, anzi la griglia, con i primi 30 partenti, quindi i primi 15 tempi di qualifica del mattino di un gruppo più i secondi 15 tempi del secondo gruppo hanno formato il calcetto di partenza. Avete visto anche un po' di piloti che dopo il via della prima manche hanno avuto qualche problema, nulla di grave comunque, operazioni che si riprendono appunto, andiamo a vedere, con appunto questi 30 piloti. Quelli fermi al primo giro erano Catello Costantino e Giulio Fratangelo. Prima manche sarà un po' difficile per me sicuramente raccontare queste due manche della classe esordienti, non fosse altro per innanzitutto l'intensità che questi 30 piloti hanno messo in campo sicuramente quest'oggi qui ad Acerra, ma anche e soprattutto per il fatto che, essendo esordienti, sono piloti che si avvicinano alla disciplina del motocross da poco tempo. Con questa licenza amatoriale, ricordiamo anche questa licenza che grazie alla FMI dà la possibilità di avvicinarsi a queste discipline, nella fattispecie il motocross, ma sono anche tante altre le discipline che consentono lo svolgimento appunto delle stesse con questa licenza amatoriale. E qui dicevamo esordienti di cui nomi sappiamo poco, ma che comunque regalano in pista tanto spettacolo. Ecco, vedete, era in testa Miguel Corsano con 787, con questo errore purtroppo perde un po' il vantaggio che aveva sui piloti che lo inseguivano. Poi vedremo man mano i nomi anche di questi degli artefici di queste bellissime manche. Andiamo a vedere adesso un po' in testa chi è passato. Allora, ci abbiamo ancora Corsano al comando con il numero 12 Massimo Mezzapesa, che lo segue, in questo momento lo supera anche sul panettone centrale qui di Acerra. Eccolo qua Massimo Mezzapesa con la sua Honda del team Diana MX Team, che si porta al comando di questa manche nel gruppo esordienti. Sicuramente sembra avere un passo migliore rispetto al suo avversario Miguel Corsano, che dopo insomma una bella partenza con qualche imperfezione di guida ha perso la leadership a vantaggio proprio di Mezzapesa, seguito dagli altri piloti. Voglio citare un po' qualche nome di questa prima manche nella classe esordienti. Abbiamo Massimo Mezzapesa, l'abbiamo già citato, con Miguel Corsano, poi c'è Stefano Di Camillo, Tommaso Amabile, Alessio Enrico, Simone Dello Russo, sono i primi piloti al comando di questa classe esordienti. In questo momento inquadrato invece il numero 139 Saverio Calindo, sempre del team Cerbone Fashion Bike, a bordo di Honda. Come detto, licenza amatoriale che consente l'iniziazione dei amatori, appunto degli esordienti, a questa disciplina. E oggi ad Acerra ci sono anche i piloti con la classe due tempi che corrono proprio con questa licenza amatoriale, che devo dire in Campania ha avuto tanto successo anche nell'enduro. Per esempio, i numeri sono importanti, ogni gara ci sono circa 40-50 piloti che corrono con la licenza amatoriale e che nell'enduro rappresentano insomma la metà dei partecipanti ad ogni gara, visto che anche in quel caso siamo sui 100 piloti di media, metà della quale appunto sono amatoriali. Oggi noi ad Acerra, quindi per la terza prova, abbiamo addirittura 140 partenti, di cui proprio 40 appunto più i 20 della due tempi, quindi 60. Siamo anche qui nell'ordine della metà dei presenti appunto che corrono con licenza amatoriale. È un fatto importante, va segnalato, va detto, mentre finisce gara 1 con la vittoria di Massimo Mezzapesa. Va detto, dicevamo, perché sicuramente è un trampolino di lancio
per gli sport motociclistici in Campania, che vedono appunto l'avvicinamento di nuove leve, anche se magari non giovanissimi, però comunque nuove leve che fanno bene sicuramente allo sport e in questo caso al motocross. Allora, gara 1, come detto, vinta da Massimo Mezzapesa, seguito da numero 322 Stefano Di Camillo. In terza posizione c'è Tommaso Amabile, mentre con le immagini di Vincenzo Spinelli siamo sulla seconda manche con la bella partenza del numero 90, chiedo scusa, Daniele Amadei, che è riuscito a prendere subito il comando della gara. Ecco, vedete, l'impatto visivo è notevole di questi 30 partenti della classe esordienti. Fasi concitatissime, quelle iniziali, guardate, non sono pochissimi centimetri che dividono i piloti in curva, contatti sicuramente tantissimi ce ne sono, comunque nulla di importante, con Amadei che con la sua KTM Motoclub Cerbone si porta a comando. Vediamo chi lo segue in questa fase iniziale di manche. Abbiamo il numero 363 Vittorio Stefanelli, con poi numero 35 a seguire Antonio Fusco e via via gli altri piloti, mentre Mezzapesa un po' più arretrato. Mezzapesa che aveva vinto gara 1, a questo punto si getta all'inseguimento dei piloti che comandano questa seconda manche per provare quantomeno di recuperare più posizioni possibili, provare a vincere l'assoluta per quanto riguarda appunto Massimo Mezzapesa. C'è già un bel vantaggio di Daniele Amadei su Stefanelli, mentre sono belle anche le prestazioni dei piloti che seguono il gruppo di testa. Vedete il numero 9 Maurizio Federico proprio passare in questo momento, Antonio Fusco, ma ci sono anche altri piloti, mentre avete visto uno scorcio della tabella numero 12 con Massimo Mezzapesa che sta recuperando sempre più posizioni rispetto alla brutta partenza che aveva avuto, che ha avuto in questa seconda manche, ricordiamo, classe esordienti, terza prova campionato campano motocross FMI, con Amadei che ha veramente un bel vantaggio in questo momento rispetto a Stefanelli. E poi c'è il numero 14 Massimo Rucci, poi abbiamo il numero 9 Maurizio Federico e il numero 139 Saverio Caliendo a seguire, mentre è ancora lontano Massimo Mezzapesa rispetto alle posizioni che contano. Dovrà fare il possibile Massimo per recuperare quante posizioni possibile se vuole aggiudicarsi l'assoluta, che stando di fatto così, vediamo, si andrebbe in qualche maniera ad Amadei, no, perché comunque in gara 1 ha chiuso quindicesimo, quindi in questo momento chi vince, chi sta vincendo la gara, chi sta guidando la gara, o meglio, aveva fatto non più del quindicesimo posto in gara 1, quindi segno che sicuramente il livello è buono, nel senso che ci sono tutti piloti di pari opportunità, ognuno può vincere, ognuno può perdere, insomma, questo è bello in una classe come quella degli esordienti, vuol dire che le carte sono state mischiate bene e che il ritmo è uguale per tutti e ognuno può giocarsi, insomma, la vittoria nelle manche di questo campionato campano Motocross FMI 2015. Ottimo il sapiente lavoro che hanno svolto tutti i motoclub campani negli ultimi anni. Io ho visto, sono nati nuovi team, stanno nascendo nuovi impianti, soprattutto in Irpinia, stiamo seguendo con molta attenzione insomma l'attività che si sta svolgendo in Irpinia con questi nuovi impianti, che sicuramente ben vengano, che danno possibilità a tanti piloti di allenarsi in condizioni diverse e quindi poi di presentarsi sia al campionato campano ma anche al campionato italiano, perché sono tanti i piloti campani che svolgono la competizione nazionale, quindi la possibilità di allenarsi ovviamente è importante su diversi impianti che sono nella nostra regione. Allora, battute finali di questa seconda manche, classe esordienti, terza prova e l'ultimo giro, ci dice il direttore Ciro Borrelli. Per questa classe esordienti avete visto il bel recupero, mi è sfuggito il numero della tabella, comunque ho visto che Amadei deve vedersela con un altro pilota, adesso andremo a vedere, intanto passa anche Massimo Mezzapesa per il via con Stefanelli, che peccato, ha perso diverse posizioni. Vittorio, eccolo qui in questo momento, era secondo, eccolo ancora inquadrato, seguito da Maurizio Federico,
nella seconda posizione, peccato per lui. Mentre la manche viene vinta proprio da Daniele Amadei, seguito da Massimo Rucci e da Massimo Mezzapesa, che a questo punto vince l'assoluta di giornata. Ragazzi, una battuta veloce ciascuno, veramente velocissimi. Partiamo da qua, Enzo, e poi andiamo fino alla fine. Allora. Ma una bellissima giornata, l'importante, ci siamo divertiti e questa. Bella giornata. Lo stesso vale pure per me, una bella giornata, bella vista e ci siamo divertiti, sì. Andiamo avanti. Ottima giornata. Nessuno che dice evviva il motocross! Evviva il motocross! Lo facciamo in gruppo. Troppo facile. Poi. Bellissima giornata. Vabbè, insomma, ha una considerazione tecnica, che ne so, è la pista, è ci stanno molte buche un po' più difficili delle altre volte. Vabbè, questo è il motocross, non ci sta niente da fare, andiamo avanti. Un ringraziamento particolare allo staff che fa una pista impeccabile, ringrazio il mio motoclub di Guida Moto, è una splendissima giornata. Grazie a voi tutti e a presto. Grazie a te. Alziamo anche per il vincitore di giornata. Qualcuno ha detto, ma questo deve andare nell'over 48. Che c'è che è mezz'anno? Che è la prossima gara, sono lì, nell'over 48. Benissimo, allora. Bene, ragazzi, siete contenti? Mezzapesa all'over 48. No, vabbè, non ti preoccupare. Cioè, penso che ognuno sia libero di partecipare. Ti divertiamo, l'essenziale è divertirsi. Okay. Andiamo avanti. Massimo. Rucci. Ah, sì. Tu hai fatto una bella gara, sei molto la seconda. È la prima volta che vengo qui, devo dire che l'organizzazione è perfetta. Pista impeccabile. Bravi a tutti, complimenti. Complimenti a te, poi? Un po' sfortunato nella prima manche, però tutto sommato nella seconda ho fatto un buon risultato e sono contento di questo. Bene, complimenti anche a te, chiudiamo gli ultimi due della Fashion Bike. Tutto bene, bellissima giornata con gli amici, l'unica cosa, gli esordienti premiano sempre per ultimi. La prossima volta speriamo di andare prima a casa. È perché dovete fare la gavetta, ragazzi, questo è il motocross, no? Felice, che dici? Sì, è giusto, per me che ho corso il gruppo B è stata una grande giornata e un grande allenamento oggi. Bene, ragazzi, veramente complimenti a tutti! Ciao.